Più di una decina di vetture hanno varcato lo spazio di Piazza San Michele Arcangelo di Villanova di fronte al comune istituito dai sanitari dell'ASUR per lo screening di massa dopo la nascita del focolaio di Monte Copiolo, che conta già 36 positivi compresi, 3 romagnoli e oltre 100 persone in isolamento. Questa è la struttura posizionata dal personale sanitario dell'ASUR per il controllo e i tamponi di tutta la popolazione di Monte Copiolo. Lo screening è partito già dalle prime ore della mattina verso le 9, attualmente sono stati fatti 150 tamponi, ma i tamponi proseguiranno anche nel pomeriggio. La risposta dei cittadini è stata buona. Intorno a mezzogiorno i sanitari avevano già ultimato il terzo scatolone di tamponi. Giovedì prossimo è prevista una seconda sessione di test. Per venerdì potrebbero essere già noti i risultati per individuare l'entità del focolaio, secondo in Italia dopo quello di Voeuganeo in Veneto. Abbiamo già noi fatto l'indagine su circa 200 residenti che erano i contatti del caso indice di Monte Copiolo e anche i contatti del caso che è stato registrato la scorsa settimana, anzi l'altra settimana ancora, a Macerata Feltre. Quindi rispetto a una popolazione poco inferiore a 1100 abitanti ne rimangono più o meno 850-900. In mattinata penso che dovremmo essere arrivati a 250. In gran parte si erano prenotati ieri. Aspettiamo oggi i numeri nel pomeriggio, perché l'accesso è volontario, non è obbligatorio, quindi ovviamente conta molto l'adesione del cittadino e il suo senso di responsabilità. Questi tamponi, per motivi organizzativi, verranno inviati al laboratorio di Ascoli Piceno, che ce li farà in massa, quindi in modo anche da non sovraccaricare i nostri due laboratori provinciali di riferimento, che sono l'ospedale di Urbino e Marche Nord, perché come è accaduto nella fase piena dell'emergenza, anche in questa iniziale ripresa di Covid-19, l'area vasta 1 e la provincia di Pesaro Urbino, per una serie di motivi, non ultimo il fatto che è contigua alla Romagna, dove i focolai si sono riaccesi, dicevo, l'area vasta 1 è quella che sta registrando il maggior numero di riaccensioni. Quindi Ascoli è ben disposta. Domani invieremo ad Ascoli i tamponi di oggi. Venerdì invieremo ad Ascoli i tamponi che saranno fatti giovedì. I sanitari stimano che resteranno circa 900 tamponi ancora da fare per coprire tutta la popolazione residente di 1100. Considerando che i controlli dopo la festa che hanno acceso il contagio vanno avanti da giorni, l'azienda ospedaliera Marche Nord fa sapere che domenica scorsa 4 persone di queste zone si sono presentate al pronto soccorso presentando i sintomi del virus, di cui 2 di queste sono state ricoverate nel reparto di malattie infettive. La paura il contagio ha messo in crisi economicamente le attività, compromettendo prenotazioni anche a livello turistico. Dopo i contagi purtroppo c'è stato un calo delle prenotazioni, chi aveva prenotato ha disdetto, sia per gli albergatori sia per i ristoratori. Comunque all'interno del paese girano molto meno persone, tutta l'altra parte dei cittadini, a parte quelli che sono in quarantena, che appunto stanno uscendo da giorno per giorno dalle loro case perché i tamponi appunto bisogna concentrarsi anche su quelli che risultano negativi, non su quelli, solo su quelli positivi, quindi le cose si stanno sistemando. Comunque anche chi viene a visitare Monte Copiolo sta iniziando a capire che il cerchio è ben ristretto e tutti i casi sono stati ormai accertati. Dopo questi tamponi che faremo verificheremo al massimo questa cosa e a quel punto potremmo definirci uno dei comuni più controllati d'Italia. Sicuramente questa cosa per noi è importante per certificare al meglio questo stop di contagi. Contemporaneamente è una dimostrazione che i cittadini hanno la voglia di tornare alla normalità e di dimostrarsi appunto negativi a questo virus.